Serena, tu prova intanto a rimandarlo a Vittorio, allora, perché dice che continua a dargli errore quando prova con gli amici. Ecco bene, intanto benvenuti a tutti, sono molto contenta che il secondo appuntamento degli incontri con gli autori, ora cerco di palesarmi perché prima avevo tolto ecco, la telecamera, sia dedicato alla presentazione del volume di Giovanni Matteucci. La prima presentazione, come ricorderete, per chi ha avuto occasione di seguire, è stata dedicata all'ultimo volume di Michele Guerra sul limite dello sguardo. Una bella presentazione a cui hanno partecipato come discussant alcuni dei presenti, tra cui anche lo stesso Giovanni Matteucci. Tra l'altro, la presentazione del volume di Giovanni ci permette in definitiva di continuare questi incontri con gli autori di due laboratori che stanno lavorando insieme in definitiva da molto tempo, perché come ho ricordato l'altra volta, Fausto Caruana è stato ospite più di una volta di iniziative di Andrea Gatti e anche di iniziative mie. E il volume di Giovanni sta proprio a, in definitiva, esprimere, no, questo dialogo con le scienze cognitive, con la filosofia della mente, con le neuroscienze, anche con tutti gli studi, i saperi che riguardano l'evoluzionismo. Quindi mi fa piacere ricordare come in definitiva già si stia lavorando da tempo e questi incontri sono la realizzazione ulteriore di un lavoro che ci ha dato anche tante soddisfazioni di dialogo tra discipline diverse, il che sta a dimostrare quello che solitamente dico ai miei studenti, mi perdoneranno se mi ripeto, cioè che l'estetica ama abitare i propri confini. E il volume di Matteucci, da un punto di vista di metodo, io dirò soltanto poche cose, e il resto lo lascerò dire volentieri sia a Vittorio Gallese sia a Fausto Caruana. È un volume che in effetti mostra quanto il dialogo sia proficuo per l'estetica, ma anche quanto l'estetica possa essere importante per le discipline che ho ricordato prima. Tutte le volte che si cerca di capire in che cosa consiste l'esperienza, in che cosa consiste l'esperienza estetica, e in definitiva tutte le volte che si tenta di lavorare da un punto di vista filosofico su questioni che sono attinenti alla macro questione su cui ha lavorato Giovanni all'interno di questo volume. Un volume, a mio avviso, molto ben chiaro nella sua struttura, ha una tesi che Giovanni vuole dimostrare, che dimostra con estremo rigore, e questo sta anche a dimostrare quanto sia importante un approccio di tipo rigoroso, di tipo molto molto chiaro, a argomenti che sembrano sempre sfuggire, no? Alla chiarezza distinta di cui parlava Cartesio, e in definitiva alla necessità, no, di elaborare una scienza filosofica sempre in dialogo con altre discipline su quello che noi ora chiamiamo ante predicativo. E sicuramente la tesi, cioè cercare di capire come passare da una idea di esperienza estetica come esperienza di a un'idea invece di esperienza estetica come esperienza con è il lavoro che sta dietro questo testo e che ci dimostra come parlare di esperienza con sia in definitiva sottolineare il carattere relazionale dell'esperienza, non soltanto cognitivo, come si è fatto per molto tempo. In definitiva, l'estetica nasce
è nell'alveo della filosofia moderna e dunque dell'importanza che ha il processo conoscitivo. E Giovanni Matteucci cerca di farci capire come l'interazione diventi importante, come a partire da questo paradigma si possano ripensare alcune categorie estetiche, che tra l'altro sono al centro anche delle policy europee, di quelle italiane, delle policy culturali italiane, ma soprattutto di quelle europee. Pensiamo al concetto di performatività, di creatività, sicuramente anche il concetto di fruizione che può essere ripensato a partire da questo testo. E come sia importante per riuscire a dialogare, lavorare sulle parole chiave, lavorare sul lessico, cercare di fare chiarezza proprio per riuscire a intrecciare le discipline con le loro diverse prospettive. Ecco, sicuramente questa rassegna degli incontri con gli autori continuerà. Mi auguro di poter anche presentare testi di amici che sono presenti, che hanno scritto testi bellissimi di recente, che si inseriscono bene all'interno di dibattiti contemporanei. Penso anche al volume di Paolo D'Angelo. E con la promessa, questo mi è stato ricordato, di prestare più attenzione alla presenza delle donne all'interno delle nostre iniziative, anche perché, buongiorno, Vittorio, non vorrei mai causare anche problemi familiari, visto che mi hai detto che il dialogo in famiglia è molto incentrato, no? Sulla questione della presenza femminile all'interno delle diverse iniziative, non solo universitarie. Quindi sicuramente in futuro cercheremo di prestare maggiore attenzione anche a questo aspetto. Ricordo di Giovanni Matteucci, faccio una rapida lettura perché lo stile della presentazione di questo volume è un po' lo stile, se volete, della presentazione del volume di Michele Guerra, cioè non una presentazione non rigida, agile, e gli interventi dei discussant saranno sicuramente interventi sul modello dell'altra volta, di note, di riflessione, di lettura. Vi ricordo che Giovanni ha scritto, pubblicato nel 2010 il sapere estetico come prassi antropologica, nel 2012 l'artificio estetico, mi sto limitando ovviamente solo ai volumi maggiori, nel 2017 estetica della moda, tra l'altro è venuto a Parma, all'Oxaca, a tenere una bella conferenza sull'estetica della moda. Poi un volume in inglese ancora sulla moda, uscito nel 17, Elementi per un'estetica del contemporaneo nel 18. Il titolo, lo ricordiamo, del volume di Giovanni che presentiamo oggi, di Giovanni Matteucci, è Estetica e Natura Umana, la mente estesa tra percezione, emozione ed espressione. Giovanni, come dicevo la volta scorsa, insegna a Bologna, dove ha anche studiato, dove abbiamo studiato in molti, ed è anche presidente della Società Italiana di Estetica. Io darei molto molto volentieri la parola a Vittorio Gallese, come primo, diciamo, del giro, prima voce del giro di tavolo che faremo oggi. Bene, a te la parola, Vittorio. Non ti sentiamo, almeno io non ti sento. Un classico, dici. Sì. Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Rita per aver organizzato questo pomeriggio per presentare un libro, non lo dico per piaggeria, ma credo fermamente in quello che sto per dire, un libro molto importante. Un libro molto importante che al di là dei contenuti e degli stimoli che propone alla riflessione del lettore, credo testimoni anche la grande vivacità intellettuale
espressa dal nostro paese in questo periodo storico. Io, estetica e natura umana, la mente estesa tra percezione, emozione ed espressione, credo si possa collocare all'interno di quel movimento o cambiamento di paradigma o svolta che molti indicano con il termine bioculturale, ossia un'attenzione da parte della riflessione teorica, filosofica ed estetica che in qualche modo rimette al centro delle proprie riflessioni, delle proprie tematizzazioni, il tema del bios, ossia della vita, della natura e quindi del corpo. Un tema questo, quello del corpo, in relazione al tema dell'estetica, che ha conosciuto altre stagioni, diciamo, è un tema che, se pensiamo alla seconda metà dell'Ottocento, gli ultimi decenni dell'Ottocento, a partire forse da quell'estetica dell'Einfühlung che si fa tradizionalmente iniziare da Visscher, ma che poi in altri ambiti diciamo comincia anche forse prima, che mette al centro della propria riflessione il tema della corporeità. Un tema della corporeità che poi conoscerà delle fasi in cui diventa carsico, in cui in qualche modo scompare, soprattutto a partire dalla svolta cognitiva nonché linguistica, in cui il corpo di fatto dal dibattito estetico, non voglio dire che viene spunto, ma assume via via un interesse sempre più ridotto e marginale, per invece enfatizzare anche in questo ambito la centralità linguistica, la centralità diciamo di un approccio concettuale all'espressione simbolica, alla creatività artistica e alla sua ricezione. Ecco, diciamo che da qualche tempo invece stiamo assistendo a un'inversione di tendenza e un'attenzione sempre più diciamo puntuale al tema della corporeità. Un tema della corporeità che in Italia, diciamo, oltre a questo libro di Giovanni Matteucci, ha trovato altre recenti declinazioni. Quindi penso al lavoro sugli schermi di Mauro Carbone, penso il lavoro di Pietro Montani, che da anni si sta occupando di performatività e mondo digitale, in cui recentemente ha parlato di una scrittura estesa in un articolo che ha avuto una discreta risonanza dal titolo volutamente polemico in favore della DAD. Penso ai contributi di Francesco Parisi, penso a quelli di Michele Cometa, lo stesso lavoro recente di Pinotti sull'aniconico e sulla realtà virtuale. E questo per quello che riguarda il rapporto alle arti visive, se ci spostiamo in ambito di teoria letteraria o della narratività, ci sarebbero altri nomi da fare, vi cito qualcuno: Salgaro, Casadei, Caracciolo. Ecco, quindi diciamo il nostro paese in questo ambito non solo non ha nulla da invidiare ad altri paesi, ma diciamo che sta acquisendo una propria voce originale e molto stimolante. Allora, dico subito, a me il libro è piaciuto molto, l'ho trovato particolarmente stimolante, ho trovato molti momenti di, per usare una metafora che uso spesso, derivata dalla nostra attività di ricerca, una grande risonanza. E io vorrei soffermarmi brevemente su il capitolo che a me è parso forse il più centrale del libro,
ossia quello che riguarda il quarto, il percepire estetico. Ecco, qui diciamo, ma in tutto il libro c'è un recupero di una tradizione filosofica che negli ultimi anni in Italia ha avuto diciamo un grande ritorno di fiamma, una grande attenzione. Qui abbiamo tra i discussion Fausto Caruana, che insieme a Testa ha curato una raccolta, un libro in cui viene valorizzato appunto il contributo del pragmatismo. E infatti Giovanni Matteucci a più riprese nel libro si rifà ai contributi soprattutto di Dewey, che con Art as Experience diciamo fa delle affermazioni sul tema dell'estetico che lette oggi appaiono, almeno a mio parere, di una modernità straordinaria. Uno dei contributi molto importanti che viene dal libro di Giovanni Matteucci è questo concentrarsi su una distinzione centrale per il libro, ossia quella di parlare di esperienza, e questo è anche un altro tema in cui per uno che nel 2006 diceva che bisognava fenomenologizzare le neuroscienze, non potrei essere più d'accordo sulla centralità del tema dell'esperienza e quindi sullo spostare un po' l'asse del discorso estetico da quello tradizionale del giudizio, quindi in cui tutto l'apparato cognitivo, linguistico, concettuale la fa da padrone, per mettere a fuoco il tema dell'esperienza, ma un'esperienza che Giovanni Matteucci declina non tanto nei tradizionali termini dell'intenzionalità filosofica, cioè esperienza di, ma esperienza con. Non è un caso come nel testo troviamo giustamente valorizzati i contributi di pensatori che in varie discipline e a vario titolo hanno messo l'accento sugli aspetti sociali, pragmatici, performativi e la loro centralità nel tema dell'estetico. Penso a Bourdieu, a tutta la social practice theory, alla material engagement theory di Lambros Malafuris, e quindi tutto quel filone dell'archeologia cognitiva di cui Malafuris oggi è uno degli esponenti più interessanti e più brillanti. Ecco, se devo muovere una critica, e questa è l'ultima cosa che vorrei dire in questo giro, nei confronti del libro, è quello di guardare al possibile contributo delle neuroscienze forse diciamo in un modo molto generalizzato che mette in evidenza la ossessione diciamo così della neuroestetica per lo statuto artistico delle immagini e degli oggetti, quasi a volere richiudere il tema della ricerca empirica estetica ha così una, voglio citare, quell'impressione di asfittica circolarità che si ricava da quelle ricerche neuroscientifiche che mirano a definire lo specifico dell'esperienza estetica attraverso indagini di laboratorio sull'esposizione a oggetti preventivamente selezionati in quanto presuntivamente caratterizzati da un loro univoco statuto artistico. Ecco, questa è una critica che io in parte condivido, ma la condivido anche in relazione al fatto che c'è stato chi ha, come prima mossa di partenza, ha deciso, sulla scorta anche di quanto detto da Dewey, di fare una sorta di epochè dello statuto artistico, se parliamo di immagini, e di considerare le immagini, anche quelle che poi storicamente abbiamo imparato a
riconoscere come espressione di quell'attività umana che abbiamo deciso di designare come arte, proprio per andare alla radice della natura della nostra esperienza con quegli oggetti, che è un'esperienza estetica nel senso etimologico del termine, è l'esperienza di un'aesthesis, e quindi si qualifica come la principale modalità dell'umano di fare esperienza del mondo. Questo, se risolve alcuni problemi, poi ne apre altri, ossia di capire se e cosa è specifico nell'esperienza estetica di quei particolari oggetti. E qui chiederei a Giovanni magari di dirci qualcosa. Concludo poi dicendo, con la grande sorpresa che ho avuto leggendo il libro, di trovare citato quello che secondo me rimane a tutt'oggi uno dei contributi più straordinari per una teoria delle emozioni, che sono quelle 100+ pagine pubblicate postume dell'Uomo senza qualità di Musil, su cui peraltro nel 2018 organizzammo a Villa Vigoni un seminario in cui invitai proprio Sabine Döring a parlare della teoria delle emozioni. Quindi trovarlo nel libro di Giovanni è stato per me sono letteralmente saltato sulla sedia, e credo che forse questo sia la prima volta in cui in Italia in qualche modo identifica Musil come un'importante voce che dice che cosa sono le emozioni. Mi fermo e poi magari riprendiamo nel secondo giro. Grazie. Grazie Vittorio per essere anche rimasto perfettamente nei tempi, e do volentieri la parola a Fausto Caruana. Come Vittorio, anche Fausto Caruana è citato da Giovanni all'interno del suo volume, e quindi è stato chiamato già in causa da Giovanni. A lui la parola, sentiamo le sue riflessioni, le sue note di lettura. Allora, due brevissimi commenti all'inizio. Primo, è scorrettissimo fare i complimenti a Vittorio per essere stato nei tempi, perché implicitamente mi stai dicendo di stare attenta a stare dentro. L'altra cosa è che mi sono reso conto, mentre parlava Vittorio, che c'è stato un errore nella selezione degli Scassanti, in realtà, non tanto perché sia io che Vittorio siamo due neuroscienziati, ma perché, diciamo, gli autori di riferimento, il quadro teorico, credo lo condividiamo in larga parte, e in effetti molte cose che ha detto le ho notate anch'io. Cioè, sembra praticamente che questo libro faccia per l'estetica quello che tanti altri, molti citati in realtà anche da Vittorio, abbiano fatto in altri ambiti specifici, no? Delle humanities, quindi Cometa, della Grazia Pulvirenti, Malgrave in architettura, mi viene da dire anche, e tanti altri. Quindi sembra veramente che questo si iscriva all'interno di un trend, di una corrente che sta attraversando le scienze cognitive e le humanities, mettendoli insieme con certi riferimenti filosofici che appunto sono tipicamente quelli del pragmatismo o della fenomenologia. Quindi secondo me questo è un libro importante anche per questo motivo, perché colma nell'ambito dell'estetica, diciamo, un vuoto che richiedeva fondamentalmente un tipo di intervento di questo tipo. Allora, a me un concetto che è interessato molto, che ricorre spesso nel libro, è il concetto di campo, no? Che ritorna spesso, si parla di campo esperienziale, campo energetico, campo estetico, di campo connotato in maniera particolare che rende l'estetico un evento. Mi interessa perché mi fa venire in mente delle considerazioni che avevo letto da alcuni autori che avevano scritto nel 94 un articolo sugli affordance. L'affordance, che è un concetto che in realtà mi sembra non sia molto presente in questo libro, anche se forse avrebbe potuto esserlo, perché questi autori, Kader ed Efken, dicevano, e qua mi sono copiato la frase: la fisica moderna ha riconosciuto l'importanza della struttura del campo come mezzo per affrontare fenomeni dinamici che possono spiegare l'azione a distanza, come per esempio l'elettromagnetismo. E noi sosteniamo che anche noi dovremmo trovare un posto per il concetto di campo nell'ontologia della psicologia ecologica, dicevano loro. E quindi viene da dire che questo libro aggiunge e anche nell'ontologia dell'estetica.
Chiaramente introdurre il concetto di campo ha una serie di conseguenze, perché se noi introduciamo il campo o il concetto di affordance, che va in qualche modo di pari passo al concetto di campo, allora diventa apparentemente secondario studiare i singoli soggetti, perché in realtà il centro del discorso è sul campo stesso, cioè sull'interazione tra elementi in gioco, che diventa il vero protagonista, no? Le proprietà dei soggetti diventano in qualche modo meno interessanti di secondo piano, tra cui la proprietà dell'estetico in senso stretto. L'interazione non può essere derivata dalla somma delle proprietà dei soggetti, e quindi si crea una sorta di dimensione emergente, che appunto è uno dei temi che tornano nelle scienze cognitive. E c'è un autore, un filosofo, che ha scritto un libro molto bello, si chiama Anthony Cevero, e il libro è Radical Embodied Cognitive Science, dove lui parla di affordance, appunto, e lui dice, fa un'osservazione interessante, che secondo me può essere proiettata anche al discorso sul campo fatto da Matteucci. Praticamente il punto è, gli affordance non sono delle proprietà degli oggetti. Gli affordance, cioè, sapete, no? L'idea che gli oggetti ci invitino a fare qualche cosa, quindi che la tazzina si offra come qualcosa che possa essere osservato. Lui dice, l'errore è considerare le affordance come delle proprietà, cioè qualcosa che dal punto di vista logico proprio è una P che si predica di una X, mentre invece sono delle relazioni. Quindi la scalabilità di una montagna non è una proprietà della montagna, ma è una relazione fra una montagna e determinate caratteristiche di una persona, no? Quindi una montagna può essere scalabile per me, ma non per qualcun altro. In questo libro, per Matteucci, sembra che le caratteristiche dell'estetico perdano il connotato di proprietà di un oggetto e diventino invece una relazione tra più elementi. Poi un altro aspetto che Cemiero indica del concetto di affordance è la dinamicità. Cioè, dice, normalmente ci hanno presentato la relazione tra un oggetto e chi utilizza questo oggetto, o chi lo percepisce, come una relazione statica, no? La tazzina ha un manico e il manico ci indica come andare a prenderlo. Mentre invece gli dice queste affordance, queste relazioni, cambiano costantemente. Quindi l'immagine non è un'immagine stabile, ma un'immagine dinamica. Poi, per chiudere, Cemiero nel suo libro dice anche, e qui rileggo quello che dice, la Radical Embodied Cognitive Science, lui dice, ha una metodologia molto forte, che è la teoria dei sistemi dinamici, secondo lui, però necessita anche di una teoria di base. E lui dice, secondo me la teoria di base è una teoria della psicologia ecologica gibsoniana, delle affordance, del concetto di campo e così via. Quindi a me sembra di dire che è possibile che Cemiero ci abbia beccato, che quella è la teoria di riferimento, tant'è che nel libro di Matteucci mi sembra che gli stessi elementi sembrino poter ristrutturare in qualche modo, no? L'ambito dell'estetica. Ora, detto tutto questo, volevo chiudere con un problema, con una riflessione da lasciare per discutere insieme, e cioè il problema della neuroestetica. Perché a un certo punto, anche qua mi sono citato, a pagina 47, leggo, non sorprende che l'estetico possa essere fattualmente inesistente come semplice elemento empirico. Ecco, questo in effetti è un problema che emerge, perché l'estetico a questo punto non è più una proprietà dell'oggetto, così come le affordance non sono una proprietà dell'oggetto, ma una relazione. Okay? Quindi questo crea un problema nella possibilità stessa di studiare l'estetica come lo si è fatto spesso fino ad oggi. No? Ho un collega che oggi mi ha detto, io credo troppo nell'estetica per credere nella neuroestetica. Ecco, in realtà, secondo me, la sfida è aperta. Però il punto è, se l'estetico fosse una proprietà, no? Come apparentemente la versione criticata in questo libro sembra lasciare intendere, allora noi potremmo isolarla e studiarla al microscopio, tra virgolette, no? Quindi in risonanza magnetica o con qualunque altra tecnica. Cioè io posso prendere tutti gli oggetti che hanno quella proprietà, la proprietà dell'estetico, diciamo così, tutti gli oggetti o le immagini che non ce l'hanno e fare un confronto fra le due. Questo sarebbe autorizzato in un quadro classico, no? In un quadro appunto di quello che viene criticato in questo libro. Se invece l'estetico ha a che fare con una relazione, per di più una relazione dinamica e individuale, allora diventa sempre più inafferrabile la possibilità di studiare la neuroestetica e quindi i processi neurali che supportano la neuroestetica, perché da un lato bisogna avere, diciamo, bisogna in qualche modo ritagliare l'esperimento all'interno di un contesto prima di tutto esperienziale complesso
e qua per esempio Vittorio credo che stia già andando in questa direzione, e comunque anche individuale, dinamico. Quindi la domanda è: questo tipo di slittamento di paradigma, quale tipo di ricadute potrebbe avere nello studio scientifico dell'estetico? Ecco, io qua chiudo e direi che possiamo... Se Giovanni ha qualche idea su come questo possa in qualche modo... Eccoti. Sì, benissimo. Fausto, io darei la parola a Giovanni. E poi, se una volta che avrà terminato di parlare Giovanni, vi saranno delle domande, come mi auguro, dal pubblico, visto che ci sono tanti colleghi collegati, Serena Massimo farà una raccolta di tutti gli interventi. Se vi prenotate in chat, così magari Serena fa una raccolta di questi interventi. Prego, Giovanni. Allora, intanto grazie ovviamente. Quando le persone dedicano attenzione a quello che si fa è sempre lusinghiero e assolutamente. Quindi grazie davvero perché avete perso tempo dietro a queste ciance che ho messo per iscritto. No, grazie davvero. Grazie per i complimenti che sono sempre graditi. Direi questo: avete posto questioni molto vicine, tutto sommato, cioè il rapporto che poi io cerco effettivamente nel libro di prendere di petto in qualche misura, no? No, il titolo è un titolo che va in questa direzione, sottotitolo per meglio dire, per cui ovviamente avete raccolto la provocazione, tra l'altro siete due bersagli e sponde contemporaneamente del libro, perché mi sono appoggiato molto a cose che anche voi avete fatto, non risparmiando qualche elemento di considerazione critica, diciamo così, ma non tanto critica per il vostro lavoro quanto di, ripeto, paradigma generale. Per cui cercherò di dare qualche risposta al riguardo, che non so quanto possa essere soddisfacente, ma dal mio punto di vista quello che posso dire ve lo dirò. Vi ringrazio anche perché avete colto il punto vero, cioè la sfida del paradigma, cioè il libro è nato da questa considerazione, cioè a rovesciare un po' lo schema normale e chiedersi quale estetica può rispondere alle nuove concezioni di mente che finalmente si sono affacciate, consolidate, sviluppate nelle nuove scienze cognitive, nei nuovi studi al riguardo, e che hanno superato un modello che era quello canonicamente moderno, no, della mente cartesiana, diciamo per usare termini semplici, ma ci intendiamo, spero, convinto che questo getti una luce completamente diversa proprio su quello che noi chiamiamo esperienza. Io faccio Per spiegare questo cambio di paradigma, mi permetto di fare il paragone con il passaggio dalla fisica newtoniana alla fisica einsteiniana, cioè non è una smentita di quel paradigma, è che la realtà è più complessa di quel paradigma. Diciamo che quel paradigma può funzionare in condizioni ideali astratte, che però non sono le condizioni concrete dell'esperienza che noi abbiamo. Questo è un primo punto. E questo, per questo sono un po'... sono stato anche molto titubante. Un testo di questo tipo è un testo che scende un po' in polemica con certe realtà, dà l'idea di una contrapposizione, mentre invece la mia convinzione di fondo è di una integrazione, diciamo così, tra, già per esempio tra i due modelli che io determino come esperienza di e esperienza con. Non c'è un'alternatività. In alcuni luoghi ho cercato di mostrare come invece forse a caratterizzare Homo sapiens sia l'agilità con cui sa intrecciare questi due livelli di esperienza con una grande abilità, e che questo dà la forza che noi conosciamo nel nostro bios proprio, no? Nel nostro modo di essere nel mondo. Quindi questo è importante. Però tuttavia, ecco, si trattava di soprattutto riscattare quello che è stato messo in ombra da una concezione moderna, e questo un po' è. L'altra domanda che mi sono posto è quanto, e qui arrivo al punto, le neuroscienze praticate effettivamente abbiano consapevolezza critica che stanno lavorando con un armamentario che non è più quello precedente. Allora, l'impressione
che ho io è che gran parte delle ricerche di neuroestetica, come viene definita, restino comodamente dentro la nicchia, quella nicchia, e senza metterla mai in discussione. Per cui, non so, analizzare la first impression sulla base dell'esposizione a quadri definiti quasi dei capolavori, secondo me vuol dire restare dentro uno schema che può essere importante in relazione a quel caso, ma che non dice nulla relativamente all'estetico come tale. Ci dice qualcosa rispetto a quello che noi a una certa altezza storica abbiamo selezionato come artistico, che va benissimo, per l'amor di Dio, anzi, magari ce ne fossero gli studi, molti studi seri su queste cose, come cominciano a essercene ovviamente, ma non risolve il mio problema, che è un problema diverso, un problema, e qui c'è l'altra componente che voglio sottolineare, di una situazione culturale, sociale e antropologica, verrebbe da dire, in cui proprio quella articolazione del nostro campo esperienziale secondo regioni ontologiche ben definite, fin qui il conoscitivo, fin qui l'etico, qui poi l'estetico, cioè l'artistico, non funziona più. Perché noi viviamo in una realtà, e questo è un dato che va al di là degli studi, è più di, se volete, culturologica, ma importante, noi viviamo in una realtà in cui l'estetico, nella sua trasversalità, ha permeato di sé ogni qualunque ambito della nostra esistenza. Dovremmo chiederci perché l'estetica è così potente, perché l'estetizzazione è stato un processo così dilagante, diffuso, che ha saputo inghiottire persino la politica, la religione, non dico la conoscenza, ma tutte le aree della nostra esistenza, dalla quotidianità alla eccezionalità. E questo è importante. Allora, per capire questa pervasività, questo potenziale pervasivo, forse dobbiamo capire che c'è una, come dire, appunto, un paradigma di fondo, uno dei paradigmi di fondo della nostra esperienza, che si basa su regole diverse, su principi diversi, che non sono riducibili a quelli della contrapposizione gnoseologica soggetto-oggetto. Questo è il vero punto, il vero problema. E credo, io ho trovato nel modello della mente estesa, aggiungo, non funzionalisticamente inteso, ma enattivisticamente inteso, sia chiaro, Gallagher, per esempio, non a caso incontrando Dewey, ha molto sviluppato queste cose qui, in quel modello ho trovato uno spunto interessante. La domanda è diventata se era possibile ridisegnare il territorio dell'estetica a partire dell'estetico, per meglio dire, se volete, a partire da questa concezione di mente, in cui, e qui arriviamo a un altro punto, per me è straordinaria l'intuizione dewiana che troviamo, guarda caso, proprio e soltanto in Art as Experience, del fatto che mente è prima di tutto un verbo. Anche questa è una questione che mi piacerebbe porre a chi fa neuroscienze, perché se è un verbo non è un sostantivo, cioè voglio dire, la questione delle neuroscienze sta nell'analizzare il dispositivo neurale reclutato dalla mente e non determinante nei confronti della mente, no? Reclutato vuol dire che è indispensabile, assolutamente indispensabile, ma come vettore di un campo, e arriviamo al punto, no? Non tanto come la sorgente del campo, ma come vettore di un campo. Per cui noi siamo mente nel momento in cui siamo già dentro quel tipo di esperienza, perché quell'esperienza è il nostro mind nei confronti del mondo. No? E qui sta il punto. Allora la mente non è più un contenitore, come il teatro, il contenitore o che altro, ma è l'esercizio di questa relazione, di questa interazione, che ha una caratteristica estetica, la tesi del libro è questa, nella misura in cui è una corrispondenza espressiva e non è una, come dire, constatazione orientata alla determinazione di proprietà, no? In cui, da questo punto di vista, allora noi diventiamo soggetti, il mondo diventa oggetto, c'è una polarizzazione di questa interazione che porta a qualcosa come un soggetto, a qualcosa come un oggetto, ma a partire dall'interazione stessa, che io ho cercato di
così di certi, come dire, non dico esperimenti mentali che è dir troppo, ma in certi casi così isolati di far emergere proprio a livello della percezione dell'emozione, sono due capitoli molto importanti per me, nella misura in cui si mostra appunto questa dimensione interazionale di sfondo su cui poi vanno a stagliarsi contenuti determinati, no? E quella, l'idea del campo a me serve da questo sostanzialmente, e credo che da questo punto di vista il lavoro delle neuroscienze sia molto utile, straordinariamente utile, nella misura in cui però rinuncia ad ogni tentazione di spostare soltanto il baricentro sull'aspetto determinativo, diciamo così. E questo rende molto complesse le cose, no? Le rende molto complesse, è una rivoluzione di prospettiva, se volete, senza nulla toccare sulla componente fattuale che viene indagata anche positivamente in laboratorio, che resta quella che è, ma il problema è il significato che assume. Allora, per la sfida che io getto alle neuroscienze è questa: se noi domani inventassimo una pillola che ci procura gli stessi stati interni, e non solo neurali, ma anche corporali, no? Che corrispondono esattamente punto a punto con quello che noi sperimentiamo della Gioconda. Stiamo facendo l'esperienza della Gioconda, forse della Gioconda sì, ma con la Gioconda no. No, e questo è il punto. E che cos'è che cambia? Cos'è che cambia? Che poi, se volete metterla in filosofese, è il punto che sottolineava Wittgenstein quando diceva che mai nessuna scienza positiva potrà mai esaurire il compito della filosofia alla fin fine, che è sempre una residualità rispetto ad ogni nostra capacità di descrizione determinativa. Io credo che quello che cambi, che l'estetico è proprio la flagranza del processo, no? È il motivo per cui, per esempio, un brano musicale che ci piace lo riascoltiamo all'infinito, ossessivamente, sapendo perfettamente come va a finire, e senza nessun incremento di conoscenza, ma con uno straordinario incremento d'esperienza, tant'è vero che ci riesponiamo volentieri e continuamente alla stessa esperienza. Che cos'è che ci piace se non assistere all'intrecciarsi della relazione come tale, nella sua radicale, insormontabile contingenza di volta in volta, che noi ricerchiamo continuamente? Questo è un po' il punto. Questa coazione a ripetere l'estetico è un aspetto da non trascurare, a mio parere, ed è ciò che rende imprescindibile il punto di vista in prima persona dell'estetico, ma non come soggetto che determina la propria esperienza, ma come soggetto che sperimenta il suo emergere nell'esperienza stessa. Questo è un po' il punto chiave. Nella misura in cui le neuroscienze sanno aiutare, agevolare questa descrizione, sono non importanti, vitali per la ricerca filosofica. La grande ricerca filosofica è sempre nata parassitariamente rispetto alla ricerca scientifica, no? Non avremmo avuto un Cartesio senza tutta la rivoluzione scientifica che lui ha cercato di organizzare con i suoi scritti. Quindi da questo punto di vista sicuramente insomma è rilevante. Ed ecco perché appunto pragmatismo e fenomenologia mi servono come correnti, come elementi da far incrociare, da far, non dico correggere l'uno rispetto all'altro, ma da mettere in sistema per poter descrivere da un lato la componente non ontologica ma fenomenologica che è propria dell'estetica. Io non credo che l'estetica possa mai diventare un'ontologia, perché non ha da determinare il che cosa è qualcosa, deve cercare di articolare il come si mostra, il come si manifesta, e insisto molto sul concetto di manifestazione, infatti, su come si manifesta l'esperienza per come si manifesta, anche senza che noi sappiamo che cosa si stia manifestando, no? Perché l'estetico ha questa caratteristica che ci cattura anche senza che noi sappiamo definire il perché, il per cosa, non sappiamo mai, siamo nell'imbarazzo di dire che cosa è che ci ha colpito. La bellezza è forse quell'esperienza in cui noi siamo il bersaglio di una freccia, non siamo noi che scocchiamo la freccia. Ecco perché non ci si sottrae all'esperienza della bellezza, perché quando ci ha colpito, ci ha colpito, e noi siamo avvinti da questa relazione. E allora
il gioco di termini, illusione, collusione che uso, cerca proprio di esprimere tutto questo. Quindi, da una parte la fenomenologia per questo, dall'altra parte il pragmatismo, perché ha questa idea straordinaria di un'esperienza che è pratica, che non è costruzione teorica, che non è determinazione di idee. Infatti insisto molto sulle pratiche, delle prassi dell'aesthesis, no? Che sono il percepire, che sono il sentire emotivo, diciamo così, che sono l'esprimere. Cioè queste sono le prassi in cui, ma noi dobbiamo veramente considerarle come prassi, cioè come modi di agire e intervenire sul mondo, modificando il mondo e modificando noi nel mentre articoliamo queste prassi stesse, no? Quindi senza presumere nulla di determinato e immutabile, nulla di sostanziale, è tutto attributivo e avverbiale a livello estetico. Anche questo mi convince che siamo al di fuori della proposizionale, che invece presume un sostanziale, siamo al di fuori dell'ontologico, che presume appunto la determinazione d'essere, siamo in una dimensione in cui, una frase mi sono permesso di scriverlo con molta paura, se avessi avuto la penna invece della tastiera avrebbe tremato la scrittura in quel momento, qualia senza sostanza, senza subiectum, no? Cioè in questa dimensione di una qualifica, da qui anche la mia attrazione per le concezioni avverbiali della percezione e dell'emozione, no? Queste concezioni avverbiali molto spericolate, strane, pensiamo a Sellars, a come complicato anche, però secondo me che cercano proprio di catturare questo elemento, cioè come appunto noi stiamo modalizzando il nostro esperire, non determinando delle proprietà. Arrivo a un punto che è stato solo, io vi rispondo assieme perché poi spero di non far troppa confusione nel dare queste esposizioni, e chiedo anche a Rita di bloccarmi con queste. Già ho scritto, ho blaterato per 250 pagine, poi anche per troppi minuti mi dispiacerebbe. No, però voglio dire, la questione che veniva posta prima anche da Fausto per quello che riguarda le proprietà di campo, le affordances, eccetera. Io ho cercato, ho fatto delle operazioni provocatorie, implicite, per esempio non usare mai Gibson, che sarebbe stato comodissimo, ma perché se ne abusa di Gibson, no? Se ne abusa, secondo me, fraintendendolo contro, dovremmo ripulirci un po' la mente prima di riprenderlo in mano, per capire veramente questa componente corresponsiva che è al centro del concetto di affordance, piuttosto che non di determinazione delle proprietà d'oggetto che ci si rivolgono. Quindi mi trovo perfettamente in quello che dici, ed è il tentativo che faccio quando parlo di intervenienza in polemica con la sopravvenienza, cioè l'estetico non sopravviene ma interviene. Cosa vuol dire? Non è un illustrato superiore a cui noi accediamo secondo la visione classica dell'emergentismo che noi conosciamo molto bene, è piuttosto un farsi denso del campo, è un rendersi opaco di ciò che prima è trasparente, fino a ingabbiarci e a, come dire, sollecitarci rendendo i nostri movimenti, per esempio, tracciati e tracciabili, no? Mentre prima ci sembra di muoverci nel vuoto, lasciamo la scia. E questa scia è la nostra esperienza che si fa, d'accordo? Ed è la forma che assume questa specie di magma che non è più vuoto, come invece ha presupposto a lungo la metafisica moderna. Noi siamo soggetti nel vuoto che incontriamo un oggetto nel vuoto, e infatti ci mettiamo di fronte all'oggetto, apriamo gli occhi e opla, abbiamo percepito. Ma col piffero, sappiamo perfettamente che percepire è una prassi esplorativa di un campo denso, incurvato al suo interno, che ci inclina a prendere certe direzioni piuttosto che altre. Non abbiamo a disposizione tutto quello che vogliamo. Il concetto fisico di campo mi serve anche per esprimere questo concetto. Noi non possiamo assumere qualunque posizione di fronte a qualunque oggetto. Noi siamo già collocati in virtù di come è curvato il campo al suo interno, no? È il motivo per cui immagino che voi possiate chiaramente dimostrare che se io mi muovo di fronte a un dipinto, intorno a una scultura, tutti facciamo più o meno gli stessi percorsi, ci muoviamo seguendo gli stessi pattern. L'azione esplorativa è tanto più determinante
parte determinata all'interno di una struttura estetica, quanto più siamo vincolati nel nostro modo di, altro che disinteresse spettatoriale, noi siamo interessati radicalmente in questo tipo di esperienza, no? Ecco cos'è la densità, l'impossibilità di assumere una posizione a piacere, che è una finzione, una chiara finzione. Ma detto questo, il compito è poi descriverle queste densità. Ecco il punto. Come le descriviamo? E secondo me abbiamo due strade. Una è la vostra, che è molto importante, cioè erodere quanto più con un'attività laboratoriale complessa che cerca di guadagnare terreno e di... Mi piace molto quello che avete detto e spero presto di capirlo ancora meglio. Devo dire che sono molto sfidato dall'estetica empirica di Vittorio, insomma da questi lavori, proprio per questo motivo, cioè cercare di far vedere quanta complessità si nasconde, quanta complessità qualitativa si nasconde dietro i semplici, virgolette semplici, dati quantitativi sperimentali. No? Quindi fare un lavoro praticamente a rovescio, ricostituire la densità qualitativa con il dato quantitativo. L'altro lavoro, che è quello più filosofico, più ciascuno ha la propria vocazione, è lavorare sulle capacità espressive che restituiscono nell'espressività esattamente questo, perché poi alla fine quello che noi cerchiamo è quel luogo, in quel modo in cui tutto questo diventa fattore di promozione di altre esperienze attraverso qualcuno che ha saputo darne espressione. Cosa vuol dire questo? Qualcuno che ha creato un dispositivo estetico che innesca nuove esperienze estetiche, secondo una logica della serialità in fuga, secondo cui ogni opera d'arte, ogni dispositivo estetico, ogni momento estetico della vita quotidiana è il preludio a nuovi momenti di esteticità. La migliore, come diceva Stravinsky, il migliore commento a un brano musicale è un altro brano musicale. Il migliore commento a un ascolto musicale è un nuovo ascolto musicale. Ma un ascolto che in questo modo articola sempre meglio, sempre di più, ma inesauribilmente, quel potenziale modale che è insito nell'esperienza qualitativa dell'estetico. Allora si apre il problema della densità discretezza, cioè noi dobbiamo sempre stare a combinare questi piani, la densità dell'esperienza e la discretezza dell'espressione, la discretezza della descrizione. E noi facciamo un lavoro per l'estetico nel momento in cui riconosciamo che ogni gesto discreto, ogni quantificazione esprime tuttavia una densità che esige ancora di più. Di nuovo la fisica mi aiuta. Il principio di indeterminazione di Heisenberg ce lo spiega molto bene, che non vuol dire smettere di indagare. Heisenberg non era un relativista, era un fisico, voleva conoscere la realtà. Dire che non si può determinare tutto insieme significa continuare disperatamente a determinare il possibile, ma nella consapevolezza dell'ombra dell'indeterminabile. Questo è il punto vero. E quindi saltando continuamente da un registro all'altro, eccetera. Poi ci sarebbero tante altre cose che lascio perdere perché non... però credo qualcosa di aver detto rispetto alle vostre obiezioni. Musil per me è stato un regalo di Döring che ci è stato fatto, quel testo per me dovrebbe essere studiato a fondo, e poi Musil. Io devo confessare una mia passione profonda e coltivata negli ultimi 30 anni nei confronti della componente teorica ricchissima di tutto il pensiero e la scrittura di Musil. Non lo si può dire ad alta voce perché credo che sia uno degli autori che non viene più letto da nessuno, no? Perché ormai chi è che ha più la capacità di leggere, la voglia di leggere Musil? No, temo purtroppo di sì, Vittorio. No, è letto. Qui poi abbiamo Micaela Latini che ci potrà rinfrancare. Ella non è la lettrice media, però, stiamo parlando di lettori medi. Una volta si leggeva, diciamo, più diffusamente. No, non sto mica dicendo che non legge nessuno. È difficile, però secondo me sarebbe bello fare un bel progetto, un bel print su Musil. Sarebbe proprio bello, perché... darebbe veramente molte, 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 molti spunti, e secondo me
ci si ricavano tantissime cose all'incrocio tra tutta questa, queste correnti e questi elementi che si confondono. L'altra cosa che mi è piaciuta molto è questa idea di una, appunto, relazione dinamica e individuale, in cui insisterei, come diceva Fausto, sull'aspetto individuale, proprio nel senso di una contingenza irredimibile, che è l'estremo opposto rispetto a quella universalità, no, che cerca invece la nostra componente conoscitiva nei confronti della realtà. Ecco, l'esperienza con è uno sprofondare nella individualità fino al punto di raggiungere una universalità del come, cioè non può che essere così quel che appare in quel momento, ma così, non quel qualcosa. Cioè è un rendersi assoluto di una contingenza radicalissima, tant'è vero che quando devo ripetere l'esperienza non posso che rifare quell'esperienza, no? Che rapportarmi a quel dispositivo, non a un altro surrogato. E dall'altra parte invece abbiamo l'universalità conoscitiva, l'universalità del cosa, che invece tende alla determinazione dell'essenza, dell'essenziale, del che cosa è, che va benissimo. Ecco, noi stiamo tra questi due estremi. Io ritengo che noi possiamo parlare di mente estesa grazie al fatto di sperimentarla in questa modalità, come dire, espressiva. Qui si aprirebbe un altro discorso, cioè capire quanto la mente estesa sia soltanto un assioma metafisico per il funzionalismo, quanto invece possa essere un territorio fenomenologico per l'estetico, direi, ma più in generale per un approccio più enattivista rispetto ai problemi dell'esperienza umana. Mi fermo qui, ho detto anche troppo. Grazie, grazie mille Giovanni. Io inviterei i presenti a intervenire, a fare domande. E mentre Serena magari raccoglie qualche richiesta di intervento, chiedo a Vittorio e a Fausto se vogliono aggiungere qualche cosa, se vogliono magari fare qualche riflessione ulteriore sulla base di quello che ha appena detto Giovanni. Uno dei temi oggi molto dibattuti in psicologia cognitiva e neuroscienze, quando diciamo portano la loro attenzione sulla dimensione dell'estetico, è questo eterno dualismo se estetico è l'occhio che guarda o è l'oggetto che viene guardato, no? E direi che il tuo modo di affrontare il problema offre una possibile via d'uscita da queste indiadi, da questa tensione tra questi due poli. Tra parentesi, un'altra cosa che notavo leggendo il tuo libro, c'è un'altra specificità un po' italiana del momento. Leggendo il tuo libro, non so perché, ma mi veniva spontaneamente da collegarlo per alcuni aspetti al canone minore di Rocco Ronchi. Altro libro su cui ho sudato non poco, un libro veramente che però giustifica ampiamente, ripaga degli sforzi, un libro denso, no, di non facile lettura, anche perché poi devo dire cito una letteratura che in gran parte io non conoscevo, White proprio me lo ha rivelato per gli aspetti che tratta, Bergson già un po' di più, e cioè questa centralità dell'esperienza. Che si trova ovviamente ampiamente nel tuo libro. Ecco, ma a me rimane un problema. Il problema è capire se c'è una specificità della singolarità. Anche qui siamo pienamente sulla stessa pagina, come si dice, sulla singolarità dell'esperienza estetica e prima di parlare di universalità bisogna dimostrarla. C'è chi, non so, Benson Anai ha un progetto che ha chiamato di estetica globale, non ne conosco i dettagli, ma se ho capito bene ci sono altri, Jörg Fingerhut con Prince, si è posto un problema di comparare una tradizione estetica occidentale con quella orientale giapponese in particolare. Ecco, prima di fare proclami universali bisogna effettivamente girarlo tutto l'estetico del mondo. Allora mi chiedo,
se non è un problema di occhio e di oggetto, ma è un problema di esperienza con. E se è vero, come tu dici, so afferrato il senso del tuo concetto, che l'estetico nasce ogni volta che c'è una saturazione dell'aesthesis. Quindi è possibile in qualche modo cercare un criterio manometrico? Adesso detto così sembra... Sì, no, no, no. Non vuole essere una critica, anzi spero di aggrapparmi alla ciambella che lancerai. Cioè, perché io ci ho pensato molto a questo problema della particolarità e della singolarità di certe esperienze che non sono mai totalmente in qualche modo identificabili se ci riferiamo a questa dicotomia, è l'oggetto particolare o è quel particolare soggetto. Ecco, ti chiedo se in questa saturazione... è una delle possibili chiavi di lettura anche poi da un punto di vista nostro sperimentale. Hai perfettamente ragione e anzi mi scuso perché me l'avevo segnato, poi mi è sfuggito l'occhio su questo. È un punto cruciale. Una dei miei crucci è anche dire, bisogna anche dire che estetico non vuol dire esperienziale, cioè non possiamo dire allora tutto quello che è esperienza estetica, no? No, se no. Così che non possiamo dire che tutte le esperienze sono estetiche. È una stupidaggine, ovviamente. Il problema è che se noi sottraiamo la possibilità di trovare la marca dell'estetico, vuoi in uno stato del soggetto, vuoi in un attributo dell'oggetto, dove l'andiamo a trovare? Ecco, il punto per me è proprio questo. Io forse in questo avrei dovuto avere più voglia di scrivere una conclusione, una pagina di conclusione. In effetti me ne sono reso conto perché è una questione che emerge e sta proprio nella, dire, quando parlo di saturazione intendo la saturarsi delle prassi dell'aesthesis, cioè se le prassi dell'aesthesis sono il percepire, il sentire, l'esprimere, perlomeno quelle che secondo me rendono l'aesthesis tale, ecco, c'è l'estetico quando questi tre modi di fare sono uno. Cosa vuol dire sono uno questi tre? Quando percepire è sentire esprimendo, quando sentire è percepire esprimendo, eccetera. Cioè quando la logica è quella della percettualizzazione, come la chiamo io, non della concettualizzazione, cioè il dover fare sempre ancora un'articolazione nuova del nostro percepire, un dar corso continuo al campo, un procedere in un momento di saturazione in cui davvero sentire una cosa vuol dire percepirla. Quando noi facciamo ancora l'esempio comodo in questo caso dell'opera d'arte, quando noi facciamo esperienza estetica di un'opera d'arte, per esempio vediamo qualcosa di rappresentato, il nostro vedere qualcosa è un sentire quel qualcosa nella sua componente di collusione emotiva che ci afferra e che noi abbiamo bisogno di rendere espressa con la posizione, per esempio, del nostro corpo, con un commento, con un gesto, con una articolazione di quella stessa esperienza. Allora, gli elementi del percepire, del sentire e dell'esprimere sono davvero saturati. Saturano il campo esperienziale e allora sì che penso che sia un'esperienza estetica che abbiamo a fare. E credo che questo sia vero non soltanto con l'arte, ma anche soprattutto e anzitutto in rapporti molto primari, diciamo così, come per esempio i rapporti dei primi mesi di vita della madre col bambino, in cui sentire, percepire e esprimere sono davvero la stessa cosa, no? Cioè in cui c'è questa fusione magmatica di questi elementi e che noi... primi mesi di una storia d'amore. Esattamente. Io mi ricordo ancora un filmato che ci fece vedere Fausto a Ferrara in una cosa sul riso, no? E quindi si vedeva questo bambino che immediatamente corrispondeva espressivamente. Guardate, il punto è proprio questo, no? Non a caso a un certo punto tiro fuori Baudelaire e le corrispondenze di Baudelaire. Corrispondeva emotivamente ha una situazione ambientale, cioè il suo organismo era reclutato all'interno di un campo e si curvava secondo le pieghe di quel campo. Questo è il punto vero. E cosa conosceva? Ma scherziamo, cosa conosceva? No? Lì era veramente il punto. Lì c'è distinzione tra il sentire e il percepire? Non credo.
Non credo. Cioè, possiamo distinguere l'emozione dalla percezione? Abbiamo una percezione neutra in estetica? Non credo. E questo è il punto vero. Allora noi non dobbiamo cercare di isolare, come Benson dice appunto, l'estetica come una scienza della teoria della percezione. No, il problema vero è che non è soltanto percezione, a meno che non vogliamo con questo parlare di una attenzionalità, tema vicino ai suoi, in cui questi elementi però devono stare assieme. E poi non dimentichiamoci l'aspetto performativo espressivo di tutto questo, perché l'estetico ci dà da dire, ci dà da fare, ci dà da procedere. Ecco cosa vuol dire, come dire, sentirsi vincolati creativamente in un campo, no? Questo sentire di dovere procedere col passo successivo nell'esplorazione. Percettualizzare vuol dire rendere percepibile tutto questo attraverso i nostri comportamenti, direi proprio pragmatisticamente parlando, e non attraverso le nostre teorizzazioni. Allora la marca dell'estetico io la trovo in questo, nella relazione, in questa saturazione relazionale che, come dire, si estrinseca nel far intervenire le proprietà e gli stati reclutati. Le emozioni intervengono, le proprietà percettive intervengono e non sopravvengono nel momento in cui sono appunto la vettorializzazione di stati empirici, di elementi altrimenti fattuali. E allora non mobilitano, diciamo così, questa energia che circola nel campo. Io userei queste metafore, mi scuso per questo linguaggio metaforico, ma è difficile essere più chiari in poco, insomma. Ecco. Grazie comunque, Vittorio. Grazie a te, Giovanni. Io vedo due domande, una di Alessandro Bertinetto e una di Micaela Latini. Dico bene, Serena? C'era Fausto forse che doveva... Esatto, anche io non ne vedo altre. No, no, sì. Volevo indicare appunto che erano comparse delle domande nella chat, perché non sapevo se erano... quindi lascerei la parola adesso se... Sì, sì, poi sicuramente te la ridarò e quindi preparati. Bene, Alessandro. Sì, ciao, ciao a tutti, ciao a Vittorio Gallese. Allora, un po' un follow-up rispetto a questa questione della distinzione fra esperienza e esperienza estetica, ovvero la particolarità dell'esperienza estetica. Allora, prima di tutto devo dire una cosa, io ho letto il libro di Giovanni e mi ha aperto un mondo, l'ho utilizzato tantissimo in una recente cosa che ho scritto, come lui ben sa, e devo dire che se l'avessi letto prima e avessi appreso queste cose prima, il mio libro sarebbe stato molto diverso, ma vabbè, è andata così. No, il punto che vorrei, diciamo così, su... Alessandro, ti ho perso. E anche io. Capire che tu hai... Mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Adesso sì. Ah, ok. Dicevo, questa convergenza di sentire e percepire che caratterizza l'esperienza estetica. Io, Alessandro, cercherei di disattivare la telecamera per vedere se funziona meglio. Se funziona meglio, se no cambio connessione. Funziona meglio così? Sembra di sì. Sì. Ok. Allora, cerco di essere molto veloce in maniera tale da non perdere la connessione. No, appunto, per descrivere l'esperienza estetica, almeno per caratterizzare l'esperienza estetica, il punto, ne abbiamo già parlato, ecco, a me quello che mi sembra fondamentale è la dimensione valutativa. Tu poi in una replica abbiamo avuto uno scambio di mail, dicevi eventualmente apprezzativa, no? Quindi cioè io capisco molto bene la necessità nella tua prospettiva, che condivido ampiamente, di rilevare il carattere primario e fondamentale, centrale dell'esperienza rispetto al giudizio. Quindi questo la capisco, e in maniera tale da distinguere in maniera netta tra un'esperienza estetica, caratterizzare l'esperienza estetica, distinguendola dall'esperienza di tipo cognitivo, di tipo, cioè, esclusivamente cognitivo, diciamo così, quindi per caratterizzare proprio la specificità dell'esperienza estetica. Però appunto mi sembra che un modo per valorizzare questa specificità dell'estetico, anche seguendo una linea, diciamo così, di Uviana, che è così,
che è così importante per te, e ti dicono sta diventando anche molto per me, e sia quella di caratterizzare, di rilevare anche la dimensione valutativa dell'esperienza estetica, non nel senso di un soggetto contrapposto a un oggetto, ma nel senso della dimensione appunto di apprezzamento che attraverso sicuramente le modalità di piacere, affettività e quant'altro caratterizzano questa esperienza, non soltanto l'esperienza dell'arte, ma l'esperienza estetica, diciamo così, ampiamente intesa. E quindi mostrando che in realtà si può tenere insieme i due aspetti in qualche modo, cioè se si rileva la centralità dell'apprezzatività, chiamiamolo così, dell'esperienza estetica, allora c'è anche una possibilità di riguadagnare alla dimensione estetica anche un giudizio specificamente estetico, che ha a che fare in maniera molto, come dire, centrale con e costitutiva con l'esperienza che si fa, come tu ben dici, con il mondo, con l'ambiente, con le cose, eccetera. Questo. Alessandro, grazie. Il tema è enorme, ovviamente, e riguarda anche qui un problema anche di visione tradizionale dell'estetico. Che è partito, sappiamo molto bene, da Baumgarten, Kant, in cui appunto il tentativo era esattamente la via rovesciata, cioè determinare le forme di giudizio che rendono estetico un'esperienza. Io credo che la cosa vada rovesciata, non a caso la terza critica è un'analitica trascendentale, tanti discorsi che si sono stati già fatti, ma il punto però c'è, hai ragione, cioè abbiamo a che fare con una componente, usiamo ancora questo termine, valutativa, certo che sì, no, però è la valutatività del ma guarda, ecco, il ma guarda non è una determinazione né di un valore, né di uno stato, né di un contenuto, è un invito a, come dire, starci dentro, è un'illusione, un invito al gioco, illudere, no? A cui noi possiamo rispondere colludendoci appunto. Questo è il punto vero. Ed è quindi è chiaro che in tutto questo, in questa saturazione dell'espressività, del sentire e del percepire, noi stiamo in qualche modo, virgolette, apprezzando quello che sta accadendo, nel senso che ne vale la pena procedere, d'accordo? Ma ecco, non credo che questo sia dovuto ad un atto riportabile al giudizio, ma che noi, io credo invece che noi possiamo ricavare dei giudizi da tutto questo, anzi, e qui nasce, metto a frutto una lezione fenomenologica secondo cui è il giudizio che sorge dall'esperienza, no? E non è il giudizio a dar forma a un'esperienza nel senso di costituirla in maniera trascendentale. Questo è un po' il rovesciamento vero che c'è, che bisogna compiere, cioè che dalla densità esperienziale che appunto ha questa rete di collusività, e dunque io uso il termine collusione anche per dire che noi siamo presi da questa esperienza, ovviamente, e quindi, come dire, c'è un invito a procedere nell'articolazione dell'esperienza stessa, a dar corso all'esperienza stessa, ma guarda un po', andiamo a vedere cosa succede. Questo è l'atto, come dire, valoriale più che valutativo che noi compiamo. Di recente ho curato, è uscito proprio adesso, un volume di Berlant del 1970 sul campo estetico, in cui lui chiaramente fa una bellissima distinzione tra evaluation e valuation, dicendo che appunto l'estetico non è l'atto estetico non è una evaluation, ma è un valuing, non un evaluing, cioè è un dare. Valorizzare, non valutare l'esperienza. E se noi parliamo di valorizzazione e valorialità, sono d'accordo con te. Se noi parliamo di valutazione e dunque anche di una determinazione del valore, non sono più d'accordo con te, anche perché in tutto questo noi non sappiamo bene quale valore stiamo affermando. Lo dimostra il fatto che noi sappiamo valorizzare le bellezze più diverse, senza gerarchia, senza piramide. Tutte le volte che ci chiedono quali sono i nostri 10 film preferiti, siamo molto in imbarazzo, non abbiamo una graduatoria così precisa, a parte i fanatici, ovviamente, di qualcuno o di qualcosa. No, perché? Perché
altro punto importante, non c'è neanche la bellezza, forse ci sono sempre bellezze specifiche e particolari. La bellezza di Guernica non è paragonabile alla bellezza della Gioconda, eppure sono tutte e due bellissimi, indubbiamente bellissimi. No, cosa vuol dire che parliamo di bellezza in entrambi i casi? No? Mentre la verità non ha questa caratteristica, e forse neanche il bene ha questa caratteristica. Il bene non può averlo perché sarebbe relativismo morale, e dire che l'omicidio è buono e non buono mette sempre molto in difficoltà. La bellezza invece ha proprio questa caratteristica di spendersi, di consumarsi nella contingenza, davvero, e dunque di essere più un atto di, appunto, non valutazione ma valorizzazione, no? Che ci chiama in appello e in questo ci stringe in una collusione. È il motivo per cui, secondo me, i giudizi estetici sono tutti giudizi, ed è una bestialità per Kant, dei giudizi analitici a posteriori, cioè ex post li troviamo assolutamente non modificabili, diciamo così, perché insiti in quello che già che stava accadendo, d'accordo? E quindi espressi semplicemente, non costituiti né costitutivi. Questo è il punto chiave. Non so se ti ho risposto. Sì, sì, mi hai risposto molto bene e ti ringrazio molto perché mi hai quasi convinto, no, cioè, no, mi hai convinto, cioè, mi piace molto questa idea della valorizzazione, devo dire, e mi sembra molto, molto convincente, molto pertinente. Su Kant, sulla questione del giudizio analitico, eccetera, la lascerei un po' stare. Probabilmente qui la tua posizione è semplicemente lasci perdere Kant, però mi trovi d'accordo che effettivamente intendere l'aspetto apprezzativo o di valore come valutazione mi sembra molto convincente, e quindi ti ringrazio molto per questa risposta. Grazie. Grazie a te Alessandro, io darei la parola a Micaela. Eccomi, allora intanto vi ringrazio. Ciao cara. Vi ringrazio moltissimo perché ho imparato moltissime cose e la mia in realtà non è una domanda, ma è solamente una, come dire, nota a margine che riguarda proprio appunto la Musil. Credo che Vittorio si riferisse soprattutto agli studi di Massimo Salgaro su Musil e le neuroscienze. Lui su questo veramente ha lavorato tanto e ha dato un contributo importante proprio per le connessioni anche tra Musil, Ernst Mach, appunto gli studi, ad esempio Köhler, tutti questi studi di Gestalt Psychologie che chiaramente circolano. Però ecco, quello che mi interessava, ecco, sottolineare anche il fatto che al di là dell'uomo senza qualità, diciamo Musil è ricordato soprattutto, no, per l'uomo senza qualità, però ci sono tanti altri testi che mi vengono in mente e che hanno in Musil proprio a che fare con emozioni ed esperienza, no? Ed anche sia per Giovanni sia per Vittorio con le questioni di dispositivi ottici. Ad esempio in pagine postume pubblicate in vita, là non a caso una sezione si chiama immagini, in un'altra sezione, la seconda, c'è il cannocchiale prismatico come uno dei tasselli, insomma la questione del vedere, dell'essere visti, dei meccanismi che hanno a che fare proprio con l'ambito degli studi visuali è chiaramente centrale. E poi ci sono appunto quei testi anche secondo me bellissimi scritti durante la guerra, dove le riflessioni di Musil sono incredibilmente assimilabili, vicine quasi a quelle di Benjamin, no? Sullo shock, sulla incapacità di restituire a parole l'esperienza della guerra. Ecco, appunto non sono domande, sono solamente spunti di possibili percorsi, e quindi vi voglio anche ringraziare per avermi dato anche questi stimoli. Grazie. No, e poi scusa, non è per giocare, e c'è anche, però io credo che i diari di Musil siano una straordinaria ricchezza, oltre scritti teorici, eccetera, da cui c'è veramente ancora molto lavoro da fare. Là c'è tutto.
Nei diari c'è tutto quello che poi viene riproduce. Con tutto che noi abbiamo sicuramente una traduzione eccellente, io sono un rompiscatole sulle traduzioni, un notorio rompiscatole sulle traduzioni di qualunque, anche le mie, mi correggo anche quelle che faccio io, non crediate, però con tutta la buona traduzione del Cetti Marinoni, se non ricordo male, dell'Uomo senza qualità, però insomma sarebbe la tentazione di prendere quei capitoli dell'Uomo senza qualità in cui appunto c'è il diario di Ulrich sulla Stimmung e rifarla un po' mettendola in squadro filosoficamente, quindi con una precisione concettuale un po' diversa. Un po' ho avuto le mani che mi prudevano ogni tanto, insomma, perché filosoficamente molto più ricca di quel che sembra, un pochino neutralizza la traduzione italiana. Adesso non voglio dire che va letto in tedesco perché non, cioè, sembra un po' così un po' snob dirlo, però effettivamente ci ho trovato passaggi che rivelano una lucidità concettuale di Musi rispetto ai problemi che noi affrontiamo oggi in termini scientifici che è incredibilmente stupefacente, davvero, davvero stupefacente, una precisione concettuale che altro che molti filosofi analitici e non di oggi possiedono. Quindi no, Michela, sicuramente anche quei discorsi che facevi appunto sulla percezione visiva, diciamo così, assolutamente. Musil è un autore che meriterebbe molto. Bene, allora ci aspettiamo un progetto PRIN o non PRIN su Musil, interdisciplinare. Io, Fausto, siccome ti ho tirato in ballo anche perché tu sei un filosofo, no? Ti presenti come neuroscienziato, ma hai questa doppia formazione, ti farei volentieri concludere. No, io volevo concludere in realtà con leggerezza. E cioè, poco tempo fa c'è stato un dibattito su Facebook dopo la morte di Maradona su Maradona, arte, calcio e cose di questo genere, no? Che aveva confini ovviamente sfumati perché andavano dal è un genio a ha fatto arte o cose di questo genere. Però nel libro tu a un certo punto passi accanto a questo tema, no? Già Dewey tirava in ballo il jazz, che probabilmente per l'epoca era già considerato troppo, no? Adesso probabilmente uno dovrebbe tirare fuori l'heavy metal, perché il jazz ormai è considerato parte dell'arte, diciamo, in maniera istituzionale. Però volevo chiederti invece una chiusa sull'estetico e il calcio, perché abbiamo avuto anche questo dibattito appunto recente con Paolo Rossi, con Maradona. Io parlo anche di arte del dribbling. Esatto, sì, esatto. Sì. Una cosa da tenere presente, ma ho in mente anche il dialogo sulla danza di Valéry, cioè il genio del corpo. Grazie. Del corpo. Lo so che so essere ruffiano, guarda, se vuoi. No, a parte tutto, è molto serio questo, no? Perché poi Rita sa quanto il mio maestro amasse Valéry, eccetera, quindi insomma, sono testi che ho amato anch'io molto. Comunque, no, è vero questo, perché e da lì dobbiamo ricominciare. Cioè, se vogliamo capire l'estetico, dobbiamo capire, lo dicevo prima, dobbiamo chiederci prima o poi perché oggi abusiamo del concetto di arte, di esteticità, di bellezza e anche di pratiche di estetizzazione con così grande nonchalance e comunicando tra di noi. Allora delle due l'una, o abbiamo perso ogni rigore, ma non credo questo, oppure forse davvero dobbiamo riconsiderare il tutto a partire dalle pratiche estetiche del neolitico, diciamo così, antropologicamente radicale. La ricerca di Malafuris da questo punto di vista secondo me è veramente importante, perché ci spiega cosa vuol dire. Allora lì la capacità curvare il corpo alle necessità di un limone che deve saltare sul piede per 50 volte a fila, come sapeva fare Maradona, è un sentire ed esprimere insieme, che non ha a che fare assolutamente con una determinazione cognitiva. E io trovo la stessa potenza proprio, per esempio, Alessandro prima
qualche modo ricordava queste cose, sulla risonanza dell'improvvisatore musicale, no? Che quando improvvisa risuona con il sistema musicista-strumento, risuona nel campo acustico, e quello è l'improvvisare con gli altri, non il seguire cognitivamente nulla, perché io ho la fortuna di avere degli amici grandi musicisti, beati loro, e molte volte gli ho chiesto come fanno loro a mettere il dito giusto nel momento giusto in una sequenza a velocità supersoniche che non possono controllare, e infatti non la controllano, c'è un genio della mano, come se avessero un cervello per ogni nocca delle dita, no? È un sistema molto particolare secondo cui che cosa succede? Il corpo davvero va in risonanza, è il motivo per cui un grande musicista suona bene tutti gli strumenti, no? Tendenzialmente. Poi è chiaro, c'è una tecnica che viene sviluppata, ma ci sono i grandi musicisti che tu li metti a suonare il violino, il pianoforte, la chitarra elettrica e la batteria e immediatamente sanno che cosa vuol dire suonare, ma come lo sanno? Come lo sanno? No, perché non hanno un approccio, dalla determinazione, dal pattern concettuale ad altro, perché cambia tutto. Sì, sì, sì. No? E se voi vi mettete davanti a una batteria o vi mettete con un pianoforte sotto le dita o prendete una tromba, non è la stessa cosa. Eppure è la stessa cosa per queste persone, perché vuol dire saper risuonare con qualunque, cioè con la dotazione che c'è, saper risuonare nel campo. Allora, Maradona in questo era veramente colui che era capace di incarnare una pratica estetica che era appunto l'arte del dribbling o del colpo del pallone. Non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo, assolutamente. Bene, con questa estetica del dribbling direi che possiamo chiudere il nostro secondo incontro degli incontri con gli autori. Devo dire bello, una gran bella discussione, mi è piaciuto molto il confronto, arricchente direi per tutti e molto franco. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e speriamo, Vittorio, di continuare il prossimo anno accademico. L'abbondanza dei contributi stimolanti lo richiede. Sì, assolutamente, assolutamente. Bene, anche proprio del dibattito. Sono ringraziati una volta a tutti, davvero, davvero stato molto onorato della vostra attenzione. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille. Ciao. Sì, grazie a tutti. Ciao. Thank you.